Buonasera a tutti. Sono stato per alcuni giorni all'estero, ma ho seguito gli eventi politici nazionali e internazionali di questi giorni e non posso non manifestarvi la mia grande preoccupazione e la necessità di una mobilitazione per ciò che avviene in Italia e nel mondo. Intanto abbiamo avuto questo attacco irresponsabile contro la Siria sulla base di un pretesto, portando tutto il mondo alle soglie di un conflitto nucleare mondiale, di cui porta la responsabilità ovviamente in prima istanza l'America e il presidente Trump. Ma non è meno estraneo l'Occidente tutto, l'Europa e anche l'Italia, perché ha un bel dire, Gentiloni, che l'Italia non ha partecipato. No, l'Italia ha fiancheggiato, ha sostenuto, ha appoggiato, pur non partecipando in modo diretto al lancio dei missili, e quella partecipazione, quel fiancheggiamento, si chiama. Come si chiama in diritto penale nazionale, si deve chiamare in diritto penale internazionale, a tutti gli effetti, complicità. È come il concorrente esterno dell'associazione mafiosa. Il concorrente esterno della mafia non è il mafioso, ma risponde degli stessi reati fatti dal mafioso. Lo stesso deve valere a tutti gli effetti nei confronti dell'Italia. Ed è gravissimo che non ci sia stata in Italia una presa di posizione dalle forze politiche che stanno tutto il giorno davanti alle TV contro questo sostegno di questo inaudito attacco contro la Siria. Paradossalmente, l'unica voce che si è levata contro quell'attacco irresponsabile è stata soltanto quella di Salvini. Gravissimo che non ci sia stato nulla da parte della sinistra, gravissimo che il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio in particolare, non sia intervenuto in alcun modo, anzi, nella sua unica dichiarazione ha tenuto a sottolineare la fedeltà ai nostri naturali alleati, cioè gli Stati Uniti e quindi alla NATO, rimangiandosi antiche posizioni del Movimento 5 Stelle per l'uscita dalla NATO, e ha ribadito la necessità di stare vicini all'Unione Europea, all'UE come oggi, anche qui rimangiandosi passate posizioni assai più critiche nei confronti dell'Europa. Siamo perciò in una fase gravissima e delicatissima, in un momento tra l'altro di grande incertezza e debolezza istituzionale del paese, senza un governo, con un governo suddito della NATO e dei potentati finanziari europei, il governo Gentiloni, e con un futuro governo che non si sa quale sarà, ma che se, come dice sempre Di Maio, è un governo che non può fare a meno del Movimento 5 Stelle, è un governo che nasce, quindi, ancora una volta, come fedele alla NATO e come fedele a questa Unione Europea. Tutto molto male, diciamo, in Italia e nel mondo. Ma c'è un altro dato che non vorrei trascurassimo. Siamo in una fase di grande debolezza e nei momenti di grande debolezza i poteri criminali di tutti i tipi alzano la testa. E il presidente Trump lancia i missili contro la Siria, l''ndrangheta fa esplodere un'autobomba con una forma di attentato raro da parte dell''ndrangheta, che assomiglia di più a quello dei tempi bui dello stragismo mafioso, e tutto questo avviene nella settimana in cui ci sarà un'importante sentenza, la sentenza che dovrà essere emessa probabilmente entro la settimana dalla Corte d'Assise di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Una sentenza che, se fosse una sentenza di condanna, che condannasse non solo i mafiosi, ma anche i politici e gli uomini di Stato,
che secondo l'accusa, secondo la Procura di Palermo, hanno trattato con la mafia per mettere una pietra definitiva nella lotta contro la mafia, avviata dal pool di Falcone e Borsellino, quella trattativa che aveva stipulato appunto la nuova Pax mafiosa sul sangue di Falcone e Borsellino e degli innocenti morti nelle stragi del 93 di Firenze, Roma e Milano. Bene, se ci fosse una sentenza di condanna che dovesse condannare gli artefici di quella trattativa dalla quale è nato, ricordiamo, tutto ciò che noi abbiamo davanti oggi. La Repubblica di oggi, la seconda o terza Repubblica che sia, è figlia di quella trattativa politico-mafiosa. La democrazia apparente nella quale viviamo è democrazia apparente proprio perché è nata sulla base di un patto con i poteri criminali mafiosi. Bene, questa settimana nel silenzio più totale dei media, mentre ad esempio sono riempite le pagine dei giornali con delle storie del tutto infondate contro di me, l'ex PM appunto che ha dato origine a quell'indagine, a quel processo, non a caso, per delegittimare il più possibile con le prime pagine dei giornali e i titoli di testa dei TG, il PM del processo della trattativa, chi ha messo su assieme a Nino Di Matteo quell'indagine tanti anni fa, che oggi approda alla sentenza. Bene, dall'altro lato, silenzio sulla sentenza. E quando c'è silenzio, l'opinione pubblica non viene informata. E le mafie si sentono più forti e più tracotanti. Ecco perché questo è il momento di tenere alta la guardia. Questo è il momento di tenere gli occhi aperti. Perché sono in questi momenti che avvengono cose strane. Avvengono gli attentati, gli atti missilistici, omicidi, autobombe. Dico, è il momento di tenere gli occhi aperti. È il momento anche, io credo, di rilanciare, opporre una alleanza popolare delle persone oneste che credono nella verità, nella giustizia, contro ogni forma di disinformazione, dalla disinformazione sulla Siria alla disinformazione nazionale sulle storie di giustizia e di cronaca, una nuova alleanza popolare che è stata lanciata, ad esempio, sul tema dei trattati europei che consegna il potere nelle mani della grande finanza da Jean-Luc Mélenchon. Io sono stato, rientrando dall'estero, sono stato a Parigi e ho letto una bella intervista che è uscita proprio domenica di Mélenchon, che rilancia questo appello ai popoli d'Europa perché si ribellino ai trattati che hanno imposto l'austerità e hanno stritolato l'economia di tutti i paesi europei. Ebbene, io credo che l'appello vada fatto ai popoli d'Europa, l'appello vada fatto ai popoli d'Europa anche per ribellarsi alla NATO, per ribellarsi a questo vergognoso attacco contro la Siria, per ribellarsi a queste pastette che dietro le quinte si stanno facendo per il prossimo governo nazionale. Insomma, è il momento di voltare pagina. Non si può ancora subire in silenzio sudditi, soggetti a questi strapotere, dei potentati finanziari e che si sviluppano addirittura in questa terribile crisi che ormai è vera e propria guerra. Speriamo che si fermi per tempo, ma ripeto, occhi aperti e guardia alta.